Allora, questa è la nuova linea per i formati piccoli di Screenline, quindi qua abbiamo tutti i prodotti delle piccole dimensioni, quindi fino a 4 metri e mezzo motorizzati. È stato rivisto tutto il design, ma la particolarità principale è il motore all'interno, perché qua c'è un motore più silenzioso, più veloce e con tecnologia che in salita e in discesa è a rallentamento. Quindi faccio vedere. In più, un'altra particolarità è che ogni 35 sali e scendi si autoregola il fine corsa, quindi non ci sarà più il problema del contrappeso che ogni tanto tende esatto, e quindi bisogna andare manualmente a riprendere il contrappeso. Per far, cioè il fine corsa per far salire il contrappeso. Un'altra particolarità, allora, questo è il modello Iago, è un modello che ha sempre avuto Screenline, ma è stato rivisto. E questo qua è il nuovo modello Mott e è stato rivisto del Mott il contrappeso. Questo contrappeso qua va ad incastrarsi perfettamente all'interno dello schermo e poi va a battere all'interno, c'è cioè una fessura che va ad incastrarsi, quindi va a incastrarsi perfettamente col fine corsa. Lo Slim è il modello più piccolino, quindi è il Mott più piccolino che arriva fino a 2,5 m. Le tele le conosciamo tutte, quelle che vengono montate, versione sia tensionata che no. Domanda. Questo sempre fino a 4,50. 4,50 uguale. Possibilità sia di colore bianco o nero di cassonetto. Il Mott, con lo stesso cassonetto del Mott, si arriva a formare la versione in ceiling, quindi con l'aggiunta di alette, quindi non verrà più spedito lo schermo con le alette già montate, quindi qua si recupererà anche qualcosa di danni dovuti al trasporto. Si aggiunge, si vengono installate nuove, diversi fianchetti e le alette e si arriva alla versione in ceiling. Anche questo con il motore particolare, quindi con la. Che si incastrava dentro e poi montavi dentro lo schermo, cioè le alette le monti esterne e si Li monta. monti prima di montare lo schermo e anche l'installazione è stata rivista, non sarà più come era prima che invece bisognava mettere le barre filettate e tenerlo, incastri prima uno e poi l'altro. È stata rivista anche l'installazione, quindi per renderla più semplice e più veloce. Ecco, quindi queste sono le novità principali di Screenline per gli schermi di piccole dimensioni. Per l'home cinema strettamente, questa è la E versione il tasto nuovo quello di tensionata. questo Come? Anche il, questo il è lo stesso. contrappeso è uguale, quindi va in caduta. Altra novità che però può anche non essere per l'home cinema, può essere per svariate applicazioni, sono le Eclipse, che sono delle tende fonoassorbenti e filtranti. Queste qui, anche qui hanno varie tipologie. Questo è un solo motore che però comanda due tende. Chiamarle tende non è proprio il suo nome, però sono tessuti fonoassorbenti filtranti. Questo materiale è anche stampabile. Eccolo lì che si vede lì. Quindi queste sono le principali novità di Screenline. Novità sulle superfici non ci sono invece. No. E la Radiance microperforata, quella sì. Quella andiamo a vederla, è vero. Novità principali per le tele da proiezione è la Radiance, ma la versione microperforata. Quindi con la fonoassorbenza. Veramente micro in effetti. Veramente micro.